Visto che il web spopola di contenuti dove si chiede agli italiani quanto guadagnano in Italia, questo è stato deciso di girare per l'Europa chiedendo agli italiani che lavorano all'estero quanto guadagnano. A differenza di molti video di italiani che lavorano all'estero, dove prevalentemente vengono intervistate persone dipendenti, ho cercato di dare a questo video un taglio un po' più imprenditoriale. Quindi, con questi presupposti, sono volato a Helsinki, in Finlandia, dove ho conosciuto Vito, proprietario di due ristoranti, che mi ha raccontato la sua esperienza imprenditoriale. Che lavoro fai qua a Helsinki, in Finlandia? Allora, io sono... Prima di chiedere alle persone quanto costa vivere qua, com'è fare impresa qua e quanto guadagnano, proviamo a vedere con i nostri occhi quanto costa il supermercato in Finlandia. Ho voluto anche fare delle clip al supermercato di Helsinki perché ci sono delle cose veramente lontane dalla nostra cultura e che secondo me molti di noi italiani considerano veramente molto strane. E inoltre mi sembrava doveroso passare da un supermercato per capire se la grande frase detta sì, ok, gli stipendi sono più alti, ma la vita costa di più è effettivamente vera. Partiamo dal settore ortofrutta. Il fatto che uno di questi peperoncini costa 9 euro. Questo non so se è proprio come l'Italia. Ok, questo credo sia abbastanza caro. Questi pomodori, che non so neanche da dove arrivino, 6,19 euro. Questo è un po' salato come prezzo. Queste fragole, che sono solo 400 grammi, costano quasi 7 euro, mentre un chilo di fragole 16,48 euro. Forse non è così diverso dall'Italia, però è parecchio caro. Fuori ci sono 20 gradi adesso che estate, si sta benissimo, però all'interno dei supermercati c'è un'aria condizionata veramente pazzesca e il prezzo della carne è molto 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 più alto di quello italiano. Pensate, delle semplicissime fette di tacchino costano quasi 20 euro al chilo, follia. Hanno anche la pizza che però mi sembra qualcosa di abbastanza terribile, costa 10 euro questa roba. Brividi! La cosa più particolare di questo supermercato che mi colpisce è che tutto quello che troviamo con i latticini, quindi yogurt, latte, mozzarella, formaggi, è prevalentemente senza lattosio, oppure fatto con latte di mandorla, oppure fatto con latte di cocco. Tra l'altro sembro in pigiama in questo video perché purtroppo andando da Istanbul a Helsinki mi hanno perso la valigia all'aeroporto, che poi è stata ritrovata, ma quindi ho dovuto arrangiarmi con dei vestiti del momento. La cosa da notare è che in realtà non costano così tanto questi yogurt, cioè credo che uno yogurt proteico da 150 grammi di yogurt, 1,15 euro, in Italia più o meno sia lo stesso, cioè anzi forse costa pure di più in Italia. Quindi lactose free, anche senza lattosio, questa tutta roba con latte di mandorla, quindi senza lattosio, senza lattosio, senza lattosio. Tutta questa parte qua è praticamente burro con una percentuale di lattosio bassissima, questa parolina qua, ULA. Significa che c'è pochissimo lattosio, quindi praticamente anche chi è intollerante come me un po' lo può mangiare. Personalmente è una roba che non ho mai visto in nessun paese del mondo così tanta dedizione ai prodotti senza lattosio. La cosa più assurda dei supermercati finlandesi è che non vendono alcolici, o meglio, qua siamo nella sezione alcolici, ma è da poco cambiata la legge e fino a un mese fa non potevano vendere alcolici nei supermercati che superassero i 5 gradi e mezzo di gradazione alcolica. E ora non è cambiata così tanto la legge, perché possono vendere alcolici solo fino al 7%. Quindi anche semplicemente comprare un vino con una gradazione alcolica più alta è veramente difficile. Bisogna andare in store selezionati che sono aperti solo fino al sabato alle 7 di sera. Quindi dopo il sabato alle 7 non si può più comprare alcol e anche la domenica sono chiusi. Ovviamente al supermercato non troverai superalcolici, vodka, gin, spumanti, limoncelli, qualsiasi cosa che superi i 7 gradi di gradazione alcolica. La cosa che si trova spesso però sono tantissimi di questi drink impacchettati da portare via con gradazione sotto i 5 gradi e mezzo o adesso sotto i 7 gradi e mezzo. Questo è tipo un drink col gin col 5% di volume alcolico, quindi ci sarà boh, l'1% di drink di gin e il resto tutto grapefruit. Eddie, ma come mai ci stai dicendo una cavolata? Qua ci sono gli spumanti e i vini e questo è un prosecco alcol free. Pure questo vino bianco 0,5%. E ora vi faccio vedere questa cosa. Praticamente un mese fa, come vi dicevo, è cambiata la legge, quindi si può vendere fino all'8% nei supermercati. Ma ci sono ancora tantissime bottiglie con la vecchia regola, quindi che rispettano il 5,5% di gradazione alcolica. Ma pensi sia giusto? Così veramente si incentiva la gente a bere di meno? Oppure si incentiva la gente a bere di più, ma semplicemente più bottiglie con meno gradazione? È una buona soluzione per avere una città senza ubriaconi? Fammi sapere che ne pensi con un commento. Finito il tour del supermercato, mi sono diretto al centro di Helsinki per intervistare Vito. Oh, Vito Ravo. Vito, che lavoro fai qua a Helsinki in Finlandia? Allora, io sono un gestore e proprietario di ristoranti italiani. Questo qua dietro. Questo è uno dei due, sì, è il primo. Com'è avere un ristorante qua in Finlandia, Helsinki? Dà molte soddisfazioni perché la cucina italiana è molto apprezzata, i vini italiani sono molto apprezzati e l'atmosfera che noi riusciamo a creare qua dà un senso molto forte d'Italia. Questo locale ha avuto sempre un grosso successo fin dall'apertura. Sono più italiani o più local? No, locale italiani quasi nessuno.
Ci sono pochi italiani in Finlandia? Sono pochi italiani e quei pochi che ci sono qua preferiscono mangiare a casa, ecco, mettiamolo così. Comunque la ristorazione non è cheap in Finlandia. Quanto costa una cena per due? Una cena per due, compreso vino e un dessert, 90 euro. Beh, però in realtà non così lontana. Ma non così lontana, noi alla fine non siamo nemmeno un ristorante tipico, nel senso che noi siamo più un bistrò. Noi non abbiamo una cucina, noi facciamo preparazioni di mattina e poi usiamo il forno, taglieri, antipasti, formaggi, facciamo la pinza romana e poi abbiamo dei piatti caldi. Da quanto sei qua in Finlandia? Allora, sono arrivato qua nel 2006. Nel 2006, quindi sono 18 anni? Sì, però non ho vissuto sempre in Finlandia. Sono un informatico, e quindi veni qua per lavorare in Nokia. Poi da Nokia passai a una grossa azienda telecomunicazioni internazionale, Accenture. Apri questo per gioco con degli amici. Poi è andato bene, ci sono stati dei problemi grossi durante il Covid. Io poi ho lasciato la Finlandia, sono andato a vivere a Londra. E è arrivato il Covid, ci siamo espansi, un grosso investimento che con il Covid ha rischiato di tirare tutto giù. Quindi io sono tornato dall'Inghilterra e insieme al mio socio siamo rimboccati le maniche. Durante il giorno lavoravo al mio lavoro IT e durante la sera, e la sera venivo qua giù. 2014. Quindi avevi fatto un investimento? Un investimento, di, sì. Se posso chiederti? 180.000 euro. E scoppia il Covid? Sì. Quindi momento negativo. Cosa pensi in quel momento? Come fai a continuare ad andare avanti e risollevarti? Penso che comunque il locale è sempre andato bene, quindi bisognava salvarlo, perché poi alla fine sarebbe passato. Quindi bisogna fare un po' di sacrifici, noi proprietari e i ragazzi. E poi a noi ci ha aiutato molto lo Stato, noi abbiamo avuto tutti i rimborsi di cui avevamo bisogno. Ovviamente qua in Finlandia si fattura tutto, quindi certo, con i bilanci lo Stato ci ha rimborsato per quello che avevamo fatturato negli anni precedenti, più ci ha pagato gli stipendi ai dipendenti che abbiamo dovuto tenere fermi, quindi era... ci ha coperto anche un po' degli affitti. Quindi, se posso permettermi di dire, un po' più facile rispetto magari a chi era in Italia, che era meno coperto. Ma il problema in Italia è quello, che in Italia almeno le ristorazioni molti non fatturano tutto, quindi alla fine se tu fatturi il 20%, come fai poi a chiedere tutto quello che effettivamente avevi incassato per quell'anno? Quanto sono le tasse in Finlandia? Ma per le aziende sono intorno al 22%, per le persone vanno saldo. Quindi io di solito chiedo questa cosa, se sei mai stato povero al verde o in difficoltà. No, fortunatamente no. Però in quel momento, durante il Covid? Ma sì, io personalmente no, perché comunque è un altro lavoro. Io non ho mai vissuto fino a un anno e mezzo fa con il locale. Era una donna. Hai lasciato il lavoro un anno e mezzo fa? Un anno e mezzo fa, sì. Ho lasciato il mio lavoro IT e dedicarmi completamente al food and wine. Ok, posso chiederti, un lavoro IT qua quanto paga meglio rispetto all'Italia? Io ero una persona con una certa esperienza, quindi ero sui 110.000 euro all'anno. Sì. Com'è stato passare dall'Italia a qua in ambito lavorativo? In ambito lavorativo è stata una passeggiata sull'acqua, perché sì, le condizioni sono nettamente migliori. C'è una cultura del lavoro, una cultura aziendale che in Italia ce la sogniamo. Cioè, qual è la principale differenza? Cioè, la principale differenza è che le strutture sono molto orizzontali qua. Quindi non c'è un capo. Non c'è un verticismo, ci sono delle gerarchie, però molto flessibile. Si tende a coinvolgere molto i dipendenti all'interno delle attività aziendali. Ci sono molti eventi per socializzare, i trattamenti economici sono adeguati, certo, all'apporto che viene dato. A livello di smart working? Diciamo che dopo il Covid c'è stata un'impennata, però c'è sempre stato. Io comunque lavoravo sempre 2 giorni a settimana da casa, anche prima del Covid. Sì, sì, sì. Erano più lungimiranti, sì, forse. Sì, sì. La lingua è una grande barriera per lavorare in Finlandia? La lingua non è una barriera, perché qua la lingua pseudo ufficiale è l'inglese. Lavorare in certi ambiti, come può essere quello dell'IT, dove anche i finlandesi devono dialogare e comunicare in inglese, non è stato un problema. Io non ho mai avuto bisogno di impararlo il finlandese. Mentre qua, per quanto riguarda il ristorante? Vogliono avere il feeling di essere in un posto dove ci sono degli stranieri che lavorano e che lo gestiscono. Quindi io uso molto l'italiano qua, le classiche parole, questo li fa felice. Certo. Sì, sì. Consiglieresti a una persona che fa ristorazione in Italia di spostarsi in Finlandia? È facile dal punto di vista burocratico? Dal punto di vista burocratico sì, aprire un'azienda sì. Il problema, quanto costa aprire un'azienda? L'azienda di un'azienda costa niente, quasi niente, costano 380 euro più un po' di capitale sociale, certo, o 2,5. Quindi si fa tutto online, è possibile farlo tutto online. Le difficoltà nascono nel momento in cui devi cominciare anche a commercializzare alcol, perché qua sono molto restrittivi sull'alcol. Spiegavo prima che non puoi vendere l'alcol. Io non posso vendere vino, posso vendere gli alcolici fino a 5,6 gradi, certo, delle birre. Adesso è cambiata la legge. Me lo diceva anche lei, sì, fino all'8%. Fino all'8%. Però questo è l'inizio di una fase che porta alla liberalizzazione tra 2 anni. La cosa del vino, la gente beve di meno, beve di più, c'è meno alcolismo, funziona? No.
questi bevono punto e basta. Questi quando cominciano a bere non la smettono più. A livello di sicurezza è sicura Helsinki? Sì, sì, sicurissima. Una città più sicura al mondo dove io abbia vissuto. Noi non abbiamo, io ho merce per migliaia di euro qua, non ho un sistema di allarme. La sera d'estate siamo fuori con i miei clienti fino alle 2-3 di notte. Quanto paghi invece d'affitto per il locale? Sono 140 metri quadri, 1,9 più io, però io ho delle condizioni molto agevolate. È un po' complicato, qua tutti i locali sono gestiti dalle aziende che posseggono gli edifici. Qua quando tu compri un appartamento in un palazzo, tu non compri l'appartamento, tu compri una quota societaria, ok? Che gestica, che ti affida quell'appartamento. Quindi ogni palazzo è praticamente una società, una SRL. Okay. Questi, il palazzo in questione, che è uno dei più ricchi della Finlandia, loro non hanno bisogno di soldi, loro preferiscono avere un locale che non dia fastidio, certo, che porti un po' di prestigio all'edificio, e quindi sull'affitto sono molto easy. Ma non è 2000 euro, diciamo, qua in questa zona qua è assolutamente non comune. Qua devi partire da questa metratura 3-5-4. Per farci un paragone, in Italia lo stesso tipo di vetrina, in centro a Napoli o in centro a Milano, quanto ti costerebbe? Tre volte tanto. Noi qua siamo a Boulevard, che vedi, è una strada alberata, che collega due aree del centro, siamo in pieno centro qua. Questa è una delle zone più ricche di Helsinki dal punto di vista residenziale. E come si chiama? Si chiama Boulevard, la zona si chiama Campi Punavuori. Qual è stato l'anno in cui hai fatturato di più con questo locale? L'anno in cui ho fatturato di più è stato l'anno scorso, intorno a 1,5 milioni. Qual è stato il segreto per scalare fino a 1,5 milioni? Ma il segreto è stare a porre ancora di più l'accento sull'italianità del locale, quindi con i prodotti, con la qualità dei prodotti, abbiamo incrementato molto la qualità dei prodotti, poi importo tutto all'Italia. Costa tanto importare dall'Italia? No, non costa tanto. E hai in programma anche di aprire altri ristoranti, oltre a quello che mi dicevi che hai a? Sì, a Savonlinna, che è una città a nord-est dove si svolge il più grosso festival operistico della Scandinavia all'aperto. Okay. Quindi abbiamo un locale, una boat house praticamente, dove abbiamo presto questo locale, lavora 2 mesi all'anno. Sì, stiamo pensando... Solo d'estate. Stiamo pensando di aprire a Tallinn, dove avremo anche il nostro centro di logistica per l'importazione del food. Contro della Finlandia? Contro della Finlandia, questo è molto facile, il clima. Il clima? D'inverno riesci comunque a riempirlo il locale? Sì, io lo riempio sempre. Settimana qua, se non prenoti non entri. Quanto da italiano soffri invece il cibo? C'è stata una differenza molto grossa da quando sono arrivati adesso. Quando io sono arrivato qua non si trovava nulla, quasi nulla. Adesso se vai nei supermercati trovi varietà di paste che anche in Italia nei supermercati è difficile trovarle. Quindi trovi tutto. L'unica cosa che veramente mi manca è il pesce. Le vongole, le cozze, questi prodotti qua. Il salmone però. Vabbè, il salmone, lascia stare il salmone. Consiglieresti di investire in Finlandia sia nell'ambito della ristorazione che, non lo so, in quello immobiliare? Quello immobiliare non lo so, non è un settore che conosco, so che ci sono, il paese si sta sviluppando, ci sono gru un po' dappertutto, ci sono intere aree che sono state deindustrializzate, dedicate alle residenze. Per quanto riguarda la ristorazione, sì, però venire qua e fare qualità e fare veramente cibo italiano. E consiglieresti a qualcuno che studia dall'Italia di spostarsi qua? Io consiglierei a tutti quelli che studiano in Italia di fare un'esperienza qua in Finlandia, che sia Erasmus, che sia una breve esperienza di studio o di lavoro, perché è un paese comunque diverso da quello a cui siamo abituati in Italia. Secondo te la cultura è tanto diversa? Molto diversa, molto. Ho 800 km dal circolare artico qua, quindi... Però è una parte di Europa che è interessante scoprire, che può dare molto. Se sei povero qua, come funziona? Nel senso, c'è un... Se sei povero c'è uno stato sociale che supporta molto. Vedevo, girando questi giorni, non ci sono vagabondi, mi sembra. Ma non ci sono vagabondi perché comunque vengono presi dall'assistenza sociale, vengono per gli stranieri, per esempio, se non parli finlandese ti fanno imparare la lingua, ti danno anche un alloggio temporaneo. Sì, ci sono delle scuole pubbliche dove vai a imparare la lingua. Se non sei in grado di trovare un lavoro, ti assegnano loro dei lavori. Diciamo, lo stato sociale è abbastanza costoso e oneroso, che sta cominciando a dare dei problemi allo stato finlandese. Quindi non mi aspetto che duri ancora per parecchio. È un welfare che ha troppo un segno meno sul bilancio dello Stato. Troppo, sta avendo troppo un segno meno, sì. Mentre ovviamente non potevo non chiedergli quanto prendono i suoi collaboratori. Quanto prende un cameriere mediamente qua al Helsinki? Il salario minimo è 12,77 euro. All'ora. Il doppio rispetto a quello italiano? Che è all'ora, però. Certo. Quindi poi dipende. Poi dipende dall'esperienza, dipende da come va il locale, quindi... Però può arrivare fino a 21 euro all'ora. E se un ragazzo volesse venire qua a provare anche semplicemente a fare il cameriere? Il problema è che devi avere alloggio, perché se tu vieni qua a fare il cameriere e poi i soldi che guadagni devi spendere per un alloggio, diventa un problema. Certo, non è così diverso dall'Italia, quindi. Se uno fa, a meno che non decidi di andartene a vivere molto in periferie, però devi farti un'ora e mezza per arrivare, un'ora e mezza per tornare. Certo. Quanto costa mediamente un affitto in centro del Helsinki? Un affitto qua? Di un monolocale. Un monolocale di 900 euro. Tu quanto paghi a casa tua di affitto? 1.750. Però hai due camere da letto? Sì, il mio appartamento è grande.
qua, sempre in centro studio. Ultima domanda, Lapponia, vale la pena andare a visitare? Assolutamente sì. Sei stato tu? Sì, davvero ci sono stato. D'estate. Quindi Aurora Boreale non l'hai vista? Non l'ho vista. Niente, io credo di averti chiesto tutto. Vuoi sentirti tu di aggiungere qualcosa? No, magari... no, voglio soltanto salutare l'Italia. Resta comunque il paese più bello del mondo. Venite a trovarci a Casa Italia. Eccola. Ho avuto contatti anche con altre persone che lavorano qui a Helsinki. Ad esempio, un capo farmacia napoletano mi ha confidato di guadagnare più di 6.000 euro al mese, però non è stato disponibile a farsi riprendere e farsi intervistare. Ho conosciuto anche chef, sous chef e camerieri che tutti guadagnano più di 2.000 euro netti al mese. Anche loro, però, purtroppo, non si sono voluti fare intervistare. Spero che il video ti sia piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per supportare questa fantastica serie e dimmi dove ti piacerebbe vedere altre interviste imprenditoriali. Londra? New York? Chi lo sa?